Sono Gianni Giampietro, sono un giornalista, lavoro in Rai e qui accanto a me c'è Lirio Abate che è un giornalista investigativo dell'Espresso. La parola che andremo a commentare in questa chiacchierata è coerenza, potrebbe essere anche coraggio e come vedremo questi termini hanno parecchio in comune. E probabilmente Lirio Abate è una delle persone più adatte a parlare di coerenza e di coraggio. Per i pochi che non conoscono la sua storia, sintetizzo brevemente la sua biografia. Lirio è un giornalista investigativo dell'Espresso e anzi aggiungo che la sua presenza qui è anche il frutto della stretta e feconda collaborazione fra il gruppo dell'Espresso e la Fondazione Di Vagno. Tra l'altro, molti di voi sanno che la Fondazione custodisce l'intera collezione dell'Espresso. Come cronista giudiziario Lirio ha iniziato a lavorare nei primi anni 90 presso il Giornale di Sicilia, poi è stato a lungo cronista dell'ANSA. Fra i tanti colpi giornalistici ricordo solo che è stato l'unico giornalista presente sul luogo dell'arresto di Binu Provenzano, del capo della mafia, nel 2006 e quindi è stato anche il primo a raccontare questo arresto. Poi dopo l'ANSA ha lavorato anche per La Stampa e da 2-3 anni, mi pare, è giornalista dell'Espresso. Ha pubblicato alcuni libri, ricordo l'ultimo, I complici, che potete trovare qui anche al Lector in Fabula, un libro scritto assieme a Peter Gomez, in cui individua nome per nome tutti gli uomini di Bernardo Provenzano, da Corleone al Parlamento. Grazie a questo libro ha anche vinto alcuni premi, il premio Capalbio, il premio Santa Marinella, il premio Paolo Borsellino, poi anche tanti altri premi che adesso non sto a ricordare tutti. Però Lirio non ha ricevuto solo onori, ha ricevuto anche minacce, minacce di morte dalla mafia. Nel 2007, anzi qualcosa di più concreto di una minaccia, perché i poliziotti hanno sventato un attentato, avevano lasciato una vettura carica di esplosivo vicino alla sua abitazione e ha avuto anche il triste privilegio di ricevere delle minacce dal boss Leo Luca Bagarella in udienza durante un processo. Sapete chi è Leo Luca Bagarella? È uno che già è stato condannato a diversi ergastoli, ha ammazzato un sacco di gente, fra l'altro uno degli autori della strage di Capaci, dell'omicidio di Boris Giuliano e anche dell'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, un ragazzino di 13 anni, figlio di un pentito di mafia, che fu fatto sequestrare da Leo Luca Bagarella, tenuto sotto sequestro per 2 anni e infine disciolto nell'acido. E quindi, insomma, Leo Luca Bagarella è un tipo così. E quindi Lirio Abate chiaramente ha anche dovuto cambiare residenza per un periodo, ma non ha cambiato il suo modo di fare giornalismo, perché da allora, da 5 anni, continua comunque a realizzare le sue inchieste, in particolare sulla mafia, ma non solo, perché si è occupato molto anche di traffico di esseri umani, per esempio. Anche si è occupato del mondo dell'anarco-insurrezionalismo, anzi mi pare che ha ricevuto qualche minaccia anche da quel settore, da quelle parti là. Ecco perché comunque ci sembra una delle persone più adatte a parlare di coerenza. E allora Lirio, cos'è secondo te la coerenza? Beh, innanzitutto grazie, buonasera, grazie per l'invito che ho colto con grande onore. Ho sentito parlare benissimo dei miei colleghi di questa iniziativa, ma anche della gente che viene ad assistere e partecipa a questi incontri. Quello che mi è venuto in mente quando abbiamo pensato a questo dibattito, a questo
dialogo qui in mezzo a voi è la parola coerenza. E la coerenza è un po' quella parola che in questi anni un po' forse è mancata in chi ci ha amministrato, in chi ci ha guidato, in chi è stato per tanti versi sopra le nostre teste a gestire la nostra vita. Perché la coerenza è la uniformità tra quello che si dice e quello poi che si fa. Si può anche cambiare idea, perché tutte le persone che hanno un'intelligenza possono cambiare idea, possono ammettere di avere sbagliato o di essere caduti in errore. Si può ammettere i propri sbagli, si può anche cambiare idea, ma quando si ha un'idea la si cambia, o comunque l'idea, il modo di fare che uno ha deve essere coerente con le azioni che si porta avanti. Una sostanza della propria vita, o almeno di quello che si dice di portare avanti nella propria vita, nell'azione politica, sociale, professionale, bisogna che questa rispecchi le azioni pratiche. Bisogna che questi siano coerenti con quello che si fa. Vedete, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni abbiamo sentito sempre più spesso parlare del fatto che si vuole combattere la corruzione nel nostro paese. Un ministro ha detto pochi giorni fa che se si dovesse togliere, comunque portare via la corruzione in Italia, sarebbe 2 o 4 punti di PIL, una cifra spaventosa, grossissima. Il problema è questo, che si parla di fare la lotta alla corruzione, ma poi non si fa una legge. I politici parlano di voler contrastare questo, purtroppo non fenomeno, ormai è una piega, ormai è un rituale, ma nessuno in Parlamento si impegna veramente a varare questa legge. Molti dicono perché nessuno fa una legge contro se stessi. Ecco, vedete, questa non c'è la coerenza fra chi va davanti a una telecamera o in uno studio televisivo a dire che bisogna combattere i corruttori, ma poi non si fa una legge. Altrettanto poco coerente anche chi sostiene che bisogna combattere le mafie, la criminalità organizzata, e poi questo impegno della criminalità organizzata la si trova soltanto a parole, mentre con i fatti ci sono pochi mezzi messi a disposizione delle forze dell'ordine e dei magistrati, ci sono pochi finanziamenti messi a disposizione di chi opera sul territorio a contrastare le mafie, la criminalità organizzata. Vedete, non c'è coerenza fra quello che si dice e quello che poi si fa, che praticamente si fa. La coerenza invece dovrebbe appunto portare dritti con quello che in qualche modo vogliamo divulgare, quello che ognuno di noi fa nella nostra vita. Qui siete in una cittadina dove ci sono delle scuole, ne parlavamo prima, mi dicono appunto un livello medio-alto di cultura, i ragazzi sanno cosa sono i libri, ed è coerente che proprio per questo motivo vengano fuori poi iniziative come queste, che in questi giorni state vedendo e stanno maturando nella vostra città. Questa è coerenza, però quella che manca è la coerenza di chi invece ci dirige. Allora proprio per questo motivo è opportuno ricordarla, è opportuno farla emergere, che purtroppo non sempre chi sta
sopra di noi e fa della coerenza un proprio baluardo, ma cambia spessissimo la propria idea, cambia spessissimo il proprio modo di fare e non è collegato a, cioè, la pratica alla teoria. Tutto ciò va a discapito della gente. Vedete, quello che sta vivendo la Puglia, in determinata zona della Puglia, che è l'inquinamento ambientale, la situazione dell'Ilva, uno da una parte pensa all'economia, alla disoccupazione che potrebbe creare un'eventuale chiusura definitiva dello stabilimento, ma dall'altra c'hai davanti delle polveri, un veleno nell'aria che sta continuando e continua ad uccidere uomini, ragazzi, bambini. E allora bisogna essere coerenti con delle azioni che si professano. Si vuole rispettare l'ambiente, ecco, allora bisogna anche rispettare l'uomo. Bisogna però anche essere coerenti, se bisogna rispettare l'uomo bisogna anche metterlo nelle condizioni umane, economiche, sociali, di vivere la propria vita. Perché fino adesso non è stato fatto tutto ciò? La coerenza per molti aspetti viene meno, e allora viene meno anche per un fattore economico, viene meno per un fattore politico. Vedete, poi ritornano sempre i fattori politici. Non sapevo, diciamo, che qui avevate questo mio libro, Complici, che è uscito nel 2007, non è un libro di adesso, che il cui contenuto, insieme a Peter Gomez, abbiamo fatto un lavoro giornalistico, di inchiesta giornalistica sul campo, e nel 2007 abbiamo raccontato di politici, di persone che stavano per avere un traghettamento politico verso ruoli istituzionali molto elevati, ma questo non lo sapevamo, e li abbiamo raccontati, e abbiamo raccontato le loro complicità politiche. Noi non siamo magistrati, non siamo investigatori, siamo giornalisti. Il giornalista può mettere in evidenza delle complicità morali, politiche, e l'abbiamo fatto per raccontando i politici di destra e di sinistra, uno per tutti, vedendo quello che c'è lì dentro, e che questo personaggio, questo uomo politico, per quello che abbiamo, come lo abbiamo raccontato, in qualche modo vicino a uomini di Bernardo Provenzano e per i suoi contatti con altri mafiosi, nonostante questo, nonostante che il libro ha avuto una grande diffusione politicamente parlando, questo signore è diventato presidente del Senato. Allora dico, che qual è la coerenza? Qual è la coerenza di chi dice in campagna elettorale maggiore sicurezza, lotta alle mafie, e poi invece andando al governo non c'ha nessuna sicurezza alle città né fa le lotte alle mafie, anzi dice di fare lotta alle mafie, fa i codici antimafia, e li fa anche, cioè li fa per avere grande pubblicità, dice è stato varato un codice antimafia, poi lo vai a leggere e ti accorgi che quel codice, uno, è scritto male, anche con grandi errori di battitura, ma non questo, ma con grandi ripetizioni, e poi è un codice che, così come è scritto, sembra un favore alle mafie, a cominciare dai sequestri dei beni e dai beni che, così come vengono impostati da questo nuovo codice, ritornerebbero di fatto ai stessi mafiosi, e di fatto depotenzia molto il ruolo dei magistrati e degli investigatori, e poi taglia i finanziamenti alle forze dell'ordine. Ecco, non c'è coerenza fra quello che si dice e poi quello che si fa. E questo libro dimostra di fatto la mancanza. Io spero, adesso ricordando la parola coerenza, che
ricordandolo stasera, altre volte, in altre occasioni.